È terminata la 3 giorni di workshop organizzata da Euromontana, svoltasi a Camigliatello Silano, nella Sila Cosentina, dove numerosi sono stati gli stakeholder e gli esperti della montagna, giunti da tutta Europa, che si sono confrontati su come le politiche europee possono avere un approccio più efficace sulle aree montane. Due gli aspetti emersi sui quali bisogna puntare perché possano rendere più attrattive queste aree: innovazione e formazione. L'ultima giornata, tra l'altro, ha visto la partecipazione del presidente nazionale dell'INPS Pasquale Tridico, il quale ha parlato del progetto del Pastore 4.0, una nuova figura professionale da un antico mestiere con un doppio obiettivo: coinvolgere le nuove generazioni e rilanciare le aree montane. Mi sembra che possa essere una figura che attrae attenzione perché si investe in un settore tradizionale, l'allevamento, ma attraverso nuove tecnologie per far sì che questi lavori possano essere attraenti. Purtroppo abbiamo visto che col tempo questi lavori sono stati perduti, non sono più così attraenti, sono faticosi. Oggi l'aiuto delle nuove tecnologie può rendere questi lavori meno faticosi, ma soprattutto può renderli controllabili o fruibili anche attraverso macchinari, attraverso computer, cioè quindi mettere i sensori nei luoghi di pascolo per capire il benessere degli animali, l'utilizzo delle piantagioni da cui si cibano, sfruttare i sensori per capire le condizioni meteorologiche, guidare quindi il gregge o gli allevamenti nella direzione del pascolo, il tutto attraverso un pastore 4.0, appunto. Una figura che attraverso macchinari, attraverso computer, controlli e dei droni poi piazzati durante il giorno e anche la notte in questi luoghi di allevamento possa in qualche modo vigilare, monitorare e svolgere un lavoro che appunto è altamente tecnologico.